Carissimi, ancora una volta abbiamo la gioia, la grazia di vivere la Pasqua. Ancora una volta mi è data l'opportunità di rivolgermi a voi per esprimere il fraterno e sincero augurio di buona Pasqua. Ci fermiamo un momentino a pensare che cosa voglia dire buona Pasqua, che cosa voglia dire celebrare, vivere la Pasqua, che cosa voglia dire celebrarla e viverla oggi, in questa nostra realtà, in questa nostra società. I nostri fratelli che vivono la fede cristiana secondo la tradizione dell'Oriente hanno mantenuto, magari per abitudine soltanto o per convinzione, hanno mantenuto una realtà singolare. Nei giorni della Pasqua, incontrandosi, si salutano pubblicamente, anche per la strada, in questa maniera: il Cristo è risorto. E la persona salutata risponde: sì, è davvero risorto. Se qualcuno che vede, che ascolta queste mie parole appartiene alle chiese di Romania, ecco, si riconosceranno in quanto sto dicendo, siano essi di tradizione ortodossa, siano essi di tradizione greco-cattolica, si riconosceranno in questa esperienza. E questo ricordo mi dà l'occasione di rivolgere anche a loro, a tutti loro, il saluto fraterno, accogliente e l'augurio della buona Pasqua, dicendo con loro e per loro: il Signore è risorto, sì, è davvero risorto, ma tutti noi. Sappiamo che celebrare la Pasqua vuol dire nel nostro cuore riandare un po' alla fonte della nostra fede. Dove sta in piedi? Qual è il fondamento della nostra fede? Certo, sono tanti, ognuno di noi potrebbe dare una sua risposta. Qualcuno magari rimarrebbe un po' sprovvisto se dovesse dare una risposta. Dovrebbe andare a pensare un po', per un po' di tempo, non avrebbe una risposta immediata. Ma sappiamo tutti che la fede cristiana vuol dire qualcosa che ha a che fare con Gesù Cristo. E ha a che fare con Gesù Cristo non come con qualcuno che non c'è più, che non ha più niente né da dirci, né da donarci, né da comunicarci, ma con qualcuno che è vivo, con qualcuno che è favorevole a noi, che è per noi. Ed è tale proprio perché passato attraverso alla sofferenza, passato attraverso al dolore e alla morte, esperienze vissute per amore, in lui la vita ha trionfato. E allora egli è risorto, e allora egli è il vivente. Ecco, celebrare la Pasqua vuol dire riandare a questo fondamento, vuol dire riscoprirlo. Ma vuol dire anche chiederci allora: che cosa significa per noi che viviamo oggi? Credo fondamentalmente voglia essere un messaggio di grande speranza e di grande fiducia. Le situazioni dure, difficili, potremmo chiamarle situazioni di morte, laddove c'è dolore, laddove c'è violenza, laddove c'è non accoglienza, ove c'è diffidenza reciproca, ove pare che ogni intenzione di collaborazione per cercare il bene delle persone, il bene delle famiglie, il bene della società sia sparita, non sia più un impegno concreto e attuale. Tutto questo lo possiamo benissimo chiamare morte, nel senso che non produce vita, che
che non produce rapporto, che non produce relazione, che non costruisce, anzi distrugge. Ebbene, il fatto che la Chiesa cristiana, che un cristiano annunci, celebri annunci, cerchi di recuperare a fondo, in maniera semplice e vera, che il fondamento della fede è la vita, è il vivente, è colui che per amore ha affrontato le difficoltà e, avendole appunto assunte fraternamente, solidalmente, per amore, queste sono superate, queste sono vinte, non con un colpo di bacchetta magica, certo, ma attraverso l'impegno, attraverso appunto al farsene carico, ad assumerle, a entrarci dentro e a immettere una forza, immettere qualche cosa che può sembrare povero, piccolo, ma che è capace poi di germogliare e di diventare vita. Dovessimo metterci a fare l'elenco delle cose difficili, dei momenti difficili, delle fatiche, delle difficoltà che ognuno, che le famiglie, che la nostra realtà quotidiana e concreta attraversa, questo elenco sarebbe molto lungo. Ma non vogliamo fare questo. Non vogliamo fare questo non perché ce ne dimentichiamo, non perché vogliamo non prendere sul serio queste realtà, ma perché siamo convinti che se ci fermiamo a questo, a delle analisi, a delle diagnosi pure giuste, pure precise, pure oggettive, se ci limitiamo a questo, il risultato forse può essere soltanto quello di dire è colpa di uno, è colpa dell'altro, è colpa di qui, è colpa... Ecco, mentre invece il Signore Gesù non fa così. La visione cristiana delle cose è quella di una grande capacità di conoscere la realtà perché ci si sta dentro, ma perché ugualmente la si ama. Ci se ne fa carico reciprocamente gli uni con gli altri. Ecco, l'augurio di buona Pasqua che vorrei fare lo esprimo proprio in questa maniera, che siamo capaci di generare, di produrre vita, speranza, impegno, assunzione delle nostre personali responsabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società, mettendo in moto quello che la fede pone dentro ai nostri cuori, offre alla nostra volontà, al nostro cuore, alla nostra mente, la possibilità intorno al Signore Gesù e intorno a questa fede, a partire da questa fede che diventa concreta, che ha come oggetto qualcosa di molto concreto e dunque ci chiede di diventare concreti, a partire da qui, intorno a Lui, possiamo costruire le nostre comunità cristiane, perché siano comunità che fanno delle scelte semplici e vere, a favore proprio dell'annunzio concreto e coerente della fede. Facciano delle scelte nell'impegno della educazione, là dove vi è educazione, e prendere per mano e a mano portare alla vita piena, a scoprire un significato che dia valore e pienezza alla vita dei giovani, alla vita di tutti. Comunità parrocchiali che siano sensibili e capaci di accoglienza e di educare all'accoglienza reciproca, che siano capaci di testimoniare davvero un servizio fattivo nei confronti dei fratelli e delle sorelle. Ecco, carissimi, il Signore è risorto, è davvero risorto. Risorga il Signore nelle nostre coscienze, risorga il Signore nelle nostre scelte, risorga il Signore nel nostro credere e nel nostro quotidiano operare.
ancora a tutti, ad ogni famiglia. Buona Pasqua.